Qui noi chiediamo che il Costa Concordia e le assicurazioni facciano chiarezza, intanto rilevando che si stanno prolungando eccessivamente i tempi per la rimozione della nave. Si era detto che entro un anno si sarebbe potuto rimettere in asse la nave, ma non è ancora avvenuto e si parla ormai di fine estate dell'anno prossimo. E poi vogliamo certezza su dove andrà a finire il relitto, che nel frattempo si è molto degradato e quindi non potrà essere trasportato per mare in condizioni di sicurezza. Su questo il pronunciamento del ministro Clini è stato molto netto, da noi apprezzato. L'unico porto possibile è Piombino, perché è il più vicino, e se noi sapremo in tempo, cioè non oltre il 30 di gennaio, come data ultima, la decisione che verrà presa, potremo attrezzare anche il porto di Piombino per metterlo in condizione di accogliere il relitto e di poterlo poi lavorare, selezionare e bonificare così come previsto dalle normative. Per noi è anche un fatto ambientale da un lato, perché vogliamo tutelare il nostro mare, abbiamo preso tante iniziative di tutela, ma anche un fatto economico per una situazione in difficoltà come quella di Piombino.